25 anni fa nasceva a Toro la comunità terapeutica La Valle, fondata da padre Lino Jacobucci, una cooperativa che si occupa di tossicodipendenti e alcolisti, di prevenzione sul territorio e reinserimento. Per celebrare l'anniversario, nella struttura è arrivato il cardinale Dionigi Tettamanzi, accompagnato dall'arcivescovo Bregantini, e vi ha celebrato messa, complimentandosi per il lavoro che in questo quarto di secolo è stato portato avanti nella comunità. Commosso, padre Lino ha ricordato come tutto ha avuto inizio. Questo posto è del tutto casuale. Io e un'altra persona girammo una mattina per trovare un posto in cui far nascere questa comunità. Capitammo da queste parti, vedemmo questo casolare tutto abbandonato. Ci informammo di chi fosse, andammo dal padrone, il quale ci guardò meravigliati e disse: questi sono pazzi perché vogliono andarsi a metterli sotto dove non c'è né acqua né luce, c'è quasi niente, e soprattutto non c'era neanche la struttura che abbiamo dovuto rifare di sana pianta. Però poi tutto è stato fatto. Quando ripenso a quei momenti dico che c'è stato veramente tanto amore, ma tanta incoscienza da parte mia, ma c'è stato tanto aiuto da parte di Dio. Difficoltà dovute ai pregiudizi, ha detto all'inizio, ci sono state, ma col tempo le cose sono cambiate. Col tempo credo la gente abbia cominciato a guardare con un occhio particolare a questa realtà, perché ha visto che qui ci sono dei giovani che soffrendo cercano di risalire la china. Padre Lino ha ancora dei progetti per la comunità La Valle di Toro. Di una comunità per doppia diagnosi, di una casa di accoglienza per ragazze madri, e chissà che non venga fuori qualche altra cosa. Nell'immediato poi l'impegno è per l'arrivo del Papa, perché alla comunità è stato affidato un incarico. L'incarico di preparare l'altare, l'ambone e il sostegno per la Madonna di Cerce Maggiore. Lo faremo tutto in ferro lavorato. Abbiamo un ragazzo che è molto bravo, ne abbiamo altri che lo stanno aiutando. Sta venendo veramente qualcosa di stupendo.